Salve, mi chiamo Stefano Borracci e mi occupo principalmente di produzione di ciliegie e uva da tavola. La nostra azienda è situata a 18 km a sud di Bari. Più o meno occupiamo una superficie di 20 ettari, 25 in piena produzione. Le nostre varietà sono sia con i semi che senza semi, di cui abbiamo principalmente delle varietà precoci come la Sugra One, la Crimson, l'Outroyal. Mentre con le varietà con i semi abbiamo Italia, principalmente, che occupa la maggiore delle superfici prodotte, abbiamo la Red Globe, la Palieri e anche la Black Peer. Le nostre uve sono esportate nei paesi del nord Europa, dove vengono raccolte dal mese di luglio fino alla fine di dicembre. Durante gli ultimi anni, per cui è nata l'esigenza che ci chiedeva la grande distribuzione organizzata di avere dei numeri di residui sul prodotto finito sempre minori, per cui è nata in me l'esigenza di creare, di cercare una soluzione idonea ad avere un prodotto quasi a residuo zero. L'obiettivo che si pone la nostra azienda quindi è quello di arrivare poi nel giro di pochi anni ad avere una produzione totalmente biologica. In questo momento ci troviamo in un vigneto dove abbiamo attuato la lotta biologica. Prima di partire con l'inserimento di insetti utili, già da un po' di anni sono partito con l'inerpimento del terreno, scegliendo varie essenze che diano la possibilità di aumentare la biodiversità all'interno del vigneto. A differenza di altri vigneti, quindi in questo lotto abbiamo scelto di non falciare l'erba fino alla completa fioritura dell'erba, in modo tale che sia da attrattivo per tutti quegli insetti utili a combattere il tripide, che è un'annosa problematica dell'uva da tavola, specie in fase di fioritura. Ad oggi quindi il risultato ottenuto è quello di, rispetto ad altri lotti trattati in modo convenzionale, aver utilizzato un unico trattamento insetticida per combattere il tripide e siamo riusciti a dimezzare, anzi forse quasi ad annullare, quello che è l'utilizzo di insetticidi sotto il vigneto.